Quella di Lorenza Mazzetti è una storia umana di una vita segnata dalla barbarie e dell'odio razziale. Nel giorno della memoria, al Complesso San Michele di Roma, rivive così il suo album di famiglia, 80 opere ispirate a fotografie e ricordi d'infanzia. Orfana fin da bambina, Lorenza è stata cresciuta dallo zio Robert, cugino dello scienziato Albert Einstein. Il 3 agosto del 44, nella villa fiorentina di famiglia, i nazisti fecero una strage, passata alla cronaca come la strage di Rignano, che oggi viene ricordata come uno degli episodi più violenti della persecuzione razziale in Italia. La zia Cesarina e le due figlie, pur non essendo di fede ebraica e avendo preso il cognome Einstein, furono fucilate sotto gli occhi di Lorenza e della sorella gemella Paola. Lo zio Robert non riuscì a sopportare il dolore e si tolse la vita l'anno successivo. Se continuiamo a dire che è un fatto misterioso, si capisce bene come è potuto succedere. Quando si capisce benissimo perché e come e perché è successo. Se tu vai a vedere le leggi razziste e le leggi che la Chiesa ha imposto agli ebrei per 3 secoli, sono uguali. Artista tutto tondo, Lorenza Mazzetti si trasferì a Londra, dove fondò, insieme ad altri registi, il movimento del free cinema inglese. Ma la notorietà arrivò nel 61 con Il cielo cade, romanzo ispirato alla sua tragica vicenda, da cui nel 2000 è stato tratto l'omonimo film, interpretato da Isabella Rossellini. Ero talmente disperata che cercavo qualcosa a cui attaccarmi. Non ho trovato che Franz Kafka. In questo modo, facendo Kafka, inconsciamente stavo descrivendo il mio stato d'animo. Cioè, avevo perso un io e dovevo ricostruire un io, ma l'io si ricostruisce vedendo ciò che ci è affine e ciò che non ci è affine.